due brigate contrapposte, una sfida infuocata in un vero ristorante, un unico vincitore. Il 6 novembre hanno riaperto, sotto il giudizio inflessibile di chef Carlo Cracco, le cucine di Hell's Kitchen Italia, il cooking show più longevo al mondo e più spietato della televisione in onda ogni martedì alle 21. 15 su Sky 1 e su Sky Onorevole Demand. Tra gli ospiti della nuova stagione che interverranno nelle varie puntate anche Antonino Cannavacciuolo, La Pina, Costantino della Gherardesca e Cristiano Tomei. Sotto l'inflessibile supervisione dello chef Carlo Cracco, dovranno dimostrare la loro tenacia e abilità ai fornelli, superando prove individuali e di squadra, ma soprattutto dovranno provare a se stessi, al giudice e ai commensali le loro capacità e resistenza allo stress di un grande ristorante. Il programma è giunto alla quinta puntata e lo chef è finito al centro della polemica per via di un commento che ha acceso i social. Ma vediamo cosa è successo nel dettaglio. Cosa fai? Ti metti a piangere. Ma sembri un barboncino. Oh, ma sei un maschio, sì, ma che emozione. Sono bastate queste parole per scatenare l'ira femminista su Carlo Cracco. Il celebre chef, durante l'ultima puntata di Hell's Kitchen, assaggia il piatto di Rudy, poi esclama: era buonissimo. Un complimento che non capita tutti i giorni, e che commuove fino alle lacrime il concorrente. Ed è proprio a questo punto che c'è stata la reazione di chef Cracco. Sono emotivo, si giustifica visibilmente in imbarazzo, ma lo chef continua. Ma sembri un barboncino, oh, sei un maschio c asterisco asterisco oh. Ma che emozione punto esclamativo aperte virgolette. Tono netto, deciso e spazientito con braccia larghe. Una reazione che non è affatto piaciuta ai suoi fan. E sui social si è scatenato il polverone contro lo chef milanese. Vergogna, orribile, un uomo non può piangere che subito non è più considerato un uomo, questo è il tipo di cultura in cui non voglio più vivere. Ma i commenti non sono finiti. Ognuno di noi deve essere libero di mostrare le proprie emozioni, scrive un altro utente del web, scagliandosi contro Carlo Cracco. Caro Cracco, non è che perché uno è uomo non può piangere. Forse quello sbagliato sei tu, e non le persone sensibili, twitta un altro utente. Punto non sapevo che Carlo Cracco gestisse una caserma militare. C'è anche chi ha ritenuto questi attacchi eccessivi condividendo il pensiero dello chef che al momento ha scelto di non commentare la vicenda. Severità di casa anche a MasterChef dove i giudici non risparmiano ai partecipanti commenti al vetriolo, come sottolineato anche da Antonio Ricci in un'intervista al Corriere della Sera. È uno spettacolo crudele. Non si può umiliare e far piangere una creatura umana solo perché ha sbagliato un contorno.